Eravamo rimasti ad Alessandro che, dopo aver fatto il cambio olio cambio, la Vespa ha smesso di andare e il meccanico gli ha diagnosticato un motore martoriato e un conto molto pompato. Ma come ti dicevo, prima di andare avanti, è importante che ti spieghi quello che avrebbe dovuto sapere Alessandro per evitarsi quel quasi infarto. Perché se ti fossi trovato nella situazione di Alessandro, che avresti fatto al posto suo? Come ti dicevo, se vuoi un buon olio, basta andare su una marca conosciuta. L'olio migliore invece rispetta 4 requisiti più 1. Caratteristiche multigrado, monogrado e gradazione, te ne ho parlato già nella parte 1. Stato del motore, stile di guida, tipo di lubrificante sintetico minerale e tempo, ne parliamo qui. Stato del motore. In che stato è il tuo motore? Efficiente o spompato? Originale o elaborato? Turistico o ad alte prestazioni? Perché a parità o quasi di caratteristiche, certi oli hanno additivi che li mantengono stabili nelle condizioni di utilizzo più severe e per lunghi tempi di esercizio, come quelle sopportate da un motore elaborato guidato spesso al limite. In questi casi un ottimo olio è fondamentale e sul sito www.soleneofficina.com trovi sia le tabelle che ti aiuteranno nella scelta del lubrificante ideale, sia qualche buona marca con cui puoi confrontare il tuo attuale olio. Se invece il tuo motore è originale ed efficiente, un ottimo olio è altrettanto fondamentale, ma è inutile che sopporti condizioni che non raggiungerà mai. Dunque, puoi spendere anche il 30% in meno e stare perfettamente sereno. Il tuo motore è spompato? Usa comunque un buon olio, come se il tuo motore fosse originale ed efficiente. Perché il cambio non lo cambi e continuerà a macinare chilometri su chilometri e inoltre la frizione digerisce male gli oli scadenti. Stile di guida e finalità di utilizzo. Guida tranquilla con qualche colpo di testa. Ci vuole lo stesso olio richiesto da un motore originale ed efficiente. Guida da solo un pilota e lo so solo io. Se il motore è elaborato e ci vuole un ottimo olio per alte prestazioni, se il motore è originale, ci vuole un olio via di mezzo tra guida tranquilla e alte prestazioni. Tanto di qua passate, io v'aspetto. Guida da pista perché si corre in pista, ci vuole il top del top, olio ad altissime prestazioni, oli EP, Extreme Pressure, per pressioni estreme e per alti numeri di giri. In certi casi è preferibile optare per oli sintetici con specifiche API GL5. Stato del lubrificante, sintetico o minerale? Posso dire senza timore di offendere nessuno che gli oli minerali sono sostanzialmente obsoleti e nonostante i vecchi manuali consiglino il caro buon vecchio 630, poi rimpiazzato dall'API GL4, un buon olio sintetico resta la scelta migliore per il cambio della tua Vespa. I motivi sono tanti, ma quelli che interessano noi vespisti sono principalmente 5. 1. Punto di congelamento. 2. Variazione di viscosità. 3. Stabilità alle alte temperature, 4. Compatibilità con O-ring, 5. Resistenza del film protettivo. Quando vorrai saperne di più, www.soleneofficina.com. Insieme all'approfondimento su questi 5 punti trovi la tabella con le migliori marche e i migliori modelli, separati per stili di guida, stato del motore, caratteristiche del lubrificante e stato del lubrificante. Tempo. Molto semplicemente. Com'è il tempo dalle due parti? A seconda della temperatura media della tua città dovrai adeguare la scelta della gradazione dell'olio. Non mi dilungo più di tanto perché nella tabella che trovi nel sito c'è già scritto quello che devi sapere ed è molto semplice. Adesso sai come riconoscere un ottimo olio a prescindere dalla marca e sai che su www.soleneofficina.com c'è una tabella che in un minuto fa quello che faresti in un pomeriggio di ricerche. Perché oltre ad analizzare i 5 fattori principali, caratteristiche dell'olio, stato del motore, stile di guida, tipo di lubrificante, sintetico o minerale, tempo, analizza anche tutti quei parametri che qui, per forza di cose, non cito, ma ho comunque considerato. Eravamo rimasti ad Alessandro e Amanda.
tornati a casa a piedi con un preventivo di 500 euro e un misterioso contenitore di lubrificante sul quale c'era scritto: ok, il mondo è finito. Mentre spingo Amanda a casa, penso a quando tornerà mio padre e dovrò dirgli che ci sono 500 euro di danni e che gli ho pure svuotato l'intero tubetto del suo olio. E lì mi si accende la lampadina. Ho pensato subito a te quando dici di attivare il cervello, di guardare oltre tutte quelle cose lì. E ricostruisco la giornata. E tante cose non mi tornano. Il meccanico dice che il cambio è devastato. Ma perché si mette in moto? Io ne capisco pochissimo di meccanica, ma credo che non dovrebbe neanche partire. Eppure a folle, sembra normale, come se non fosse successo nulla. E allora penso a quello che ho messo e penso che magari c'entra qualcosa, visto che l'unica differenza con ieri è proprio l'olio. Torno di gran fretta a casa, sempre spingendo Amanda. Prendo il contenitore dalla spazzatura e leggo: additivo antiattrito per cambio differenziale. Ci ragiono un attimo, se è additivo vuol dire che si aggiunge, e si aggiunge all'olio, ma io l'ho scaricato. E allora devo rimetterlo. Scarico l'additivo e succede qualcosa di strano, meglio, non succede. Credevo che avrei trovato pezzi di cambio e limature in tutto l'additivo, e invece nulla. Pulito come quando l'avevo messo. Controllo l'ora e ho ancora 40 minuti prima che torni mio padre. Carico dell'olio 10-40 che ho trovato in garage e metto in moto. Faccio la preghiera a San Salvatore, che anche se è il protettore del carburatore, spero lo stesso che mi ascolti. Ingrano la prima e cammina. All'inizio male, ma più la uso e più torna normale. Dopo altri 15 minuti per strada la Vespa è perfetta. A quel punto un nuovo dubbio: e se stessi facendo ancora più danno a camminarci? E allora torno a casa, di nuovo spingendo Amanda. Credo di aver perso 10 anni di vita solo oggi. Aspetto mio padre per raccontargli tutto e dopo avermi ascoltato mi dice di stare tranquillo e che delle parole di quel meccanico non bisogna prendere neanche il saluto. Ma ancora non abbiamo capito che cosa è successo. Ovviamente Alessandro può stare più che tranquillo. Quando ha cambiato l'olio con l'additivo, di fatto ha annullato la frizione, perché ne ha impedito l'attrito tra i dischi e dunque ha impedito qualsiasi trasferimento di coppia dall'albero al cambio e dunque alla ruota. Di per sé un additivo antiattrito è un toccasana per gli ingranaggi di un cambio, ma solo quando cambio e frizione stanno in carter separati. Se, come nel nostro caso, lavorano nella stessa camera, allora è assolutamente da evitare. Sicuramente, se Alessandro avesse conosciuto queste informazioni prima di parlare col meccanico, non avrebbe avuto un'anteprima del suo cuore a 90 anni. Per fortuna, è riuscito ad analizzare i fatti con obiettività e da solo ha sventato una rapina di 500 euro. E ora che anche tu conosci la storia di Alessandro, secondo te, quanto è stato importante per Alessandro mettere in discussione le parole dell'esperto? Quanto è stato importante per Alessandro avere un minimo di preparazione? E quanto è stato importante per Alessandro restare lucido e obiettivo, nonostante l'angoscia se lo stesse divorando vivo?